Benvenuti a una nuova trasmissione del punto, come sempre la trasmissione che tratta temi amministrativi soprattutto ma anche politici dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, mantenendo le distanze anche superiori a quelle previste e quindi facciamo questa trasmissione senza mascherina per questo motivo. Eh, siamo nell'Aula Consiliare, saluto gli ospiti di questa puntata che sono dalla mia destra. Eh, Eugenio Rondini della Lega, presidente della commissione antimafia e, e dall'altra parte, alla mia sinistra, c'è Andrea Fora eh, del patto civico per l'Umbria che è vicepresidente della commissione statuto eh, parleremo della commissione statuto perché sta lavorando eh, su alcuni aggiustamenti diciamo al regolamento e allo statuto come pure con Eugenio Rondini della sua commissione antimafia, anche questo è un tema sempre di attualità nonostante la pandemia. Allora eh, chiaramente l'argomento iniziale anche di questa trasmissione è sulla eh, situazione relativa alla pandemia, al eh, coronavirus, eh, parlando un po' dello stato attuale, delle prospettive e soprattutto in questi momenti, al di là del ruolo che si occupa, è importante sentire anche il commento e le riflessioni. Del, del cittadino più che del politico Rondini o Fora. Parto da Rondini, come guarda questa situazione Rondini? Beh, sicuramente la situazione è complicata, soprattutto in questo momento che il, questo maledetto virus è in evoluzione, noi bisogna per forza di cose adattarsi a questo, cosa che la Regione sta cercando di fare. Eh, mediante l'aumento delle terapie intensive, delle famosissime terapie intensive, mediante l'aumento dei posti letto per eh, le semi intensive e grazie anche a questo accordo che esiste adesso con le associazioni degli albergatori possiamo garantire un forse eh, di sgolfare un pochino le strutture sanitarie perché ogni posto che si occupa per una terapia Covid purtroppo si toglie da, per altre, da altre patologie. È normale che eh, possiamo non aver fatto tutto bene, sarebbe assurdo eh, dire il contrario, bisogna però capire la situazione, stiamo, ci stiamo adoperando per far sì che l'emergenza sia comunque sia contenuta soprattutto sotto il profilo sanitario ed anche quello economico perché andremo incontro a difficoltà enormi. La Regione ha cercato di rimodulare i fondi del PSR, di incentivare ed aiutare le varie categorie che sono ora in difficoltà. È normale che aspettiamo tutti questi fondi dal governo perché le nostre possibilità non possono contemperare le esigenze del tessuto sociale umbro. Dico e finisco che eh, ora bisogna rimanere tutti lucidi e bisogna remare tutti nella stessa direzione. Eh, anticipo l'intervento di Andrea nel ringraziarlo perché questo atteggiamento che sta avendo sicuramente è un atteggiamento di una minoranza propositiva, critica, però che possa dare una mano alla maggioranza e quindi a tutta la comunità. Ripartiamo, la domanda è qui, da questa riflessione finale di Rondini, fora. Ma guardi, eh, a me stupisce chi si stupisce che in questa fase eh, le istituzioni non, ehm, non assumano un atteggiamento responsabile di fronte a, a questa emergenza. Eh, mi appassiona anche molto poco lo sport del dare le colpe, perché credo che nessuno di noi, nessuna istituzione a livello mondiale fosse preparata ad affrontare una pandemia di questo tipo e sarebbe anche eh, non eh, normale eh, che non si sbagli in una fase di questo tipo. Ha sbagliato e sta sbagliando il governo in alcune scelte, ha sbagliato e sicuramente sbaglierà ancora la Regione in altre scelte, ma eh, individuare il fuoco delle colpe in questa fase credo che sia un esercizio che i cittadini di qualsiasi colore si siano, non distinguendo oggi di fronte a un'emergenza di questo tipo, sociale, sanitaria, economica, destra, sinistra, governo-regioni, non comprenderebbero. E quindi eh, condivido totalmente l'appello dell'amico Eugenio. In questa fase dobbiamo essere responsabili, parlare con moderazione, usare toni assolutamente eh, pacati, seppur chiari e, e, e seppur tendenti a individuare le possibili soluzioni. La principale criticità di questo momento in Umbria a me pare essere quella eh, legata al personale. E su questo si, eh, sto in, in incitando come dire, con tutte le forme eh, possibili la giunta a lavorare perché a fronte eh, della riorganizzazione ospedaliera, delle terapie intensive, dell'ospedale da campo e, dei grandi, e degli altri presidi. Che gradualmente si stanno, si stanno rimontando, c'è un problema principale e forse il più importante da affrontare: che è quello del personale. Non abbiamo personale oggi sanitario sufficiente a fronteggiare questa emergenza. Allora, eh, ripartiamo da qui: riparto da lei, Fora. Il problema sanitario, problema sociale, problema economico. Fermiamoci un attimo sul problema che può causare la pandemia a livello sociale. La paura, la preoccupazione per il lavoro, magari eh, la cassa integrazione che arriva con un attimo o due attimi di ritardo, tutta una serie, le fasce più deboli, la loro preoccupazione. Insomma è, è un momento particolare che il Covid eh, in una diciamo, situazione no? di, di particolare eh, difficoltà di gestione diciamo di, di queste fasce più della disabilità, delle fasce più deboli eccetera può creare. Questo momento come, come bisogna agire? Eh, in questo momento bisogna agire cercando al massimo di tutelare chi da questa crisi eh, sta subendo gli effetti più dannosi. Paradossalmente si sta ampliando sempre di più una forbice anche di disuguaglianza. Eh, tra eh, lavoratori tutelati e lavoratori non tutelati. Eh, si porrà io credo nei prossimi mesi fortemente il tema e già, lo, già, già si sta evidenziando in maniera chiara della differenza tra per esempio i lavoratori della pubblica amministrazione e tutti i lavoratori eh, del privato dove per privato intendo anche tutti i precari, i liberi professionisti. Eh, C'è una fascia di media, diciamo così, eh, borghesia e di, di una fascia media sul piano sociale economico che fino a prima del Covid eh, regge che oggi non regge e si, e si affianca alla fascia della povertà, quella che già prima del Covid soffriva. Ecco, a queste categorie le istituzioni oggi devono pensare a intervenire con interventi seri, che purtroppo io uh, devo necessariamente constatare che anche il governo sta rispondendo con fatica, con lentezza penso alle famose 600 euro legate alle partite IVA penso ai ritardi della cassa integrazione eh, penso complessivamente a un sistema paese che eh, a fianco degli interventi sanitari deve subito rispondere con interventi economici nei DPCM in cui ci sono eh, i provvedimenti sanitari ci devono essere parallelamente i provvedimenti Economici immediati legati ai ristori perché le persone sono disponibili ad affrontare i sacrifici, lo sono state, lo continuano ad essere in maniera seria. Noi italiani siamo un popolo molto più responsabile di quello che si dice, ma c'è bisogno di risposte immediate sulle quali la regione da sola oggettivamente non può fare, eh, non può fare molto, non può fare tutto. Bene, mi sembra abbastanza chiaro l'intervento di Fora Rondini. Assolutamente, condivido l'intervento di Andrea e noi aspettiamo tutti fiduciosi degli interventi importanti e non solo quelli che possono tamponare da parte della Regione e in parte anche da parte del Governo, mi riferisco anche ai buoni spesa che sono avvenuti e sono stati erogati grazie all'impegno importantissimo dei nostri comuni. Colgo l'occasione per ringraziare i sindaci che si stanno, da, si stanno veramente prodigando nel miglior modo possibile e alle associazioni di volontariato che stanno veramente dando il massimo e devo dire che grazie a questo tessuto sociale che forse in parte regge il nostro sistema. È normale, stiamo aspettando da tutti e fiduciosi anche se sappiamo bene che i tempi non saranno nel breve termine questo quest aiuto dall'Europa perché è ora che l'Europa... Eh, ci dia una mano in maniera concreta ed effettiva. La cosa sta avvenendo, a me preoccupano però i tempi che forse arriviamo, e arriveremo in ritardo rispetto alle esigenze della nostra economia. Eh, Rondini, eh, il suo partito da sempre contrario al, al MES. In questo momento di particolare come dire eh, criticità no, di un'emergenza. Eh, che si è ampliata eh, obiettivamente negli ultimi giorni, lei rimane della stessa idea che il MES comunque non va preso? Ma non è che il mio partito sia contrario al MES, eh, forse la, la direzione, diciamo che il mio partito ha avuto un consenso importante è normale che esprima varie anime. Io sono una persona che è laica rispetto a certe dinamiche quindi credo che eh, non sono un tifoso. Eh, penso che bisogna vedere, eh, bisogna modularsi rispetto al virus perché in base alle esigenze dell'economia e in base alle esigenze de, rispetto ascoltando le esigenze della gente non possiamo fare barricate non possiamo essere tifosi di partito io sono riconoscente al partito faccio parte del partito ho una mia visione diciamo che eh, non, non penso che bisogna scansare del tutto questa possibilità parliamone fora mes fora pensa che uh... Non serve oggi fare i tifi da stadio sui titoli. A me eh, interessa, credo, come credo a tutti i cittadini umbri e italiani, che immediatamente l'Europa, eh, perché da soli non ce la faremo, non ce la possiamo fare, metta in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare questa crisi. E le risorse eh, grazie al lavoro che è stato fatto anche dal governo. Eh, Sull'Europa oggi eh, ci confermano che eh, l'Europa deve e può intervenire in maniera importante, con gli strumenti che eh, potranno essere più funzionali, il recovery, il programma Next Generation, il MES, anche il MES assolutamente sì, perché serve eh, in particolare per adeguare la nostra rete sanitaria sui quali i governi di molti colori in questi anni. Hanno pochissimo investito e noi ne abbiamo un forte bisogno. E mi piace questo modo di far politica non ideologico e mi piace anche che, come dire, stare dentro un partito non, non permetta di abdicare anche a un approccio più laico legato alle esigenze delle persone. e In questo mi compiaccio davvero con il collega Eugenio Rondini che ha un atteggiamento di questo tipo. Usciamo dalla Covid, magari, no? Eh, fosse possibile con soltanto una battuta. Eh, purtroppo ci siamo dentro, ma cerchiamo di guardare oltre, cerchiamo anche di valutare quello che comunque in uno spazio Temporale di qualche settimana e mi riferisco alla scorsa estate, si è parlato meno di Covid e si è parlato più di economia. Uno dei motori, uno dei volani importanti dell'economia regionale è sicuramente il Trasimeno, la sua terra eh, Rondini, dove lei eh, ha fatto l'amministratore pubblico prima di approdare qui a Palazzo Cesaroni, una terra che conosce particolarmente bene. No? Eh, Trasimeno che Riparlando un attimo di Covid, insomma, sta uh, scontando uh, delle criticità e dei problemi non indifferenti con il numero dei contagi giornalieri che arrivano. Però al di là di questo, guardiamo a domani, guardiamo al, allo sviluppo dell'Umbria eh, dopo Covid. Come sarà? Sì, diciamo che Trasimeno è il terzo polo turistico dell'Umbria già ora. Un territorio che purtroppo è stato dimenticato dalle amministrazioni sovracomunali, eh, non parlo della provincia ma parlo soprattutto della regione. Non penso che sia un problema politico, ma solo ed esclusivamente di rappresentanza. Abbiamo avuto. Un vulnus che va assolutamente colmato. E credo che in questo momento finalmente si, anche in regione si parla di Trasimeno, con tutte le possibilità e i vantaggi che possiamo avere, grazie anche alla capacità di intercettare quei fondi che possono veramente far la differenza su un territorio. Eh, non non mi sperdico nel, nel, sul fatto di eh, dire cosa potremmo fare nel Trasimeno con eh, magari idee super lungimiranti. Credo che il Trasimeno nell'immediato abbia bisogno di ritornare ad avere una manutenzione ordinaria, cosa che manca, ripeto, da dieci anni. Il problema principale del Trasimeno è quello dell'acqua. Cosa che eh, è stato dimenticato, forse sottovalutato in questi ultimi periodi, non per ultimo la gestione delle paratie del Moiano. Noi purtroppo mandavamo per ogni volta che avvenivano le piene l'acqua al lago di, di Chiusi e non al Trasimeno. Questo ha comportato una perdita di centimetri enorme, che ora stiamo purtroppo vedendo le conseguenze. Che dire, eh, ci sono tutti i presupposti per far bene, sono sicuro che faremo bene, la, la mozione che abbiamo portato in Consiglio regionale e a firma anche del collega Fora ha permesso. Di eh, aprire un tavolo con anche l'università. Esiste in questo momento la possibilità di un sostegno da parte anche dell'università, sicuramente la regione farà la sua parte, i comuni eh, lo stesso. Il trasimeno penso che abbia un gran futuro. Bene, eh, il trasimeno potrà avere un gran futuro, ha spiegato anche perché. Adesso Rondini, fora, anche per lei è un. Diciamo un argomento sul quale è sempre intervenuto eh, con eh, proposte. Abbiamo lavorato anche su questo argomento insieme con eh, il collega Eugenio, con Simona Meloni, evidentemente segno che quando si sta sui problemi territoriali, anche in questo caso, eh, non c'è eh, appartenenza politica quanto il buonsenso. Eh, il Trasimeno, come direi tutti gli altri territori della nostra regione, eh, concordando con tutte le esigenze e le opportunità che ha evidenziato prima il collega Rondini, ha bisogno di due cose. Eh, la prima è eh, che la regione eh, riapra una capacità di ascolto dei territori che in questi anni si era dimenticata, chiudendosi a Palazzo. Eh, lo ha fatto sul Trasimeno, lo ha fatto evidentemente anche su tanti altri pezzi di comunità. Noi abbiamo bisogno che eh, per costruire politiche e interventi efficienti, efficaci nei territori, lì i territori vengano ascoltati, di qualsiasi colore si siano, a partire dai sindaci e dalle comunità. La seconda cosa, credo, di cui avremo bisogno è che le risorse economiche, e ce ne saranno, ce ne saranno molte a partire dalla prossima programmazione europea, vengano spese. Investendo in maniera seria su progetti di sistema perché al Trasimeno, in particolare, ma anche su altri territori, e le poche o tante risorse che sono arrivate a oggi, in questi anni, sono arrivate più per finanziare tanti piccoli pezzetti, tanti piccoli interventi. Spesso con finanziamenti a pioggia, elargiti più per gestire consenso politico che per finanziare progetti che abbiano una ricaduta nel tempo importante in termini di PIL, sviluppo occupazionale. E efficacia sociale. Ecco. Eh, se riusciremo a fare queste due cose, ascoltare e spendere bene, con coraggio, eh, privilegiando eh, le scelte al consenso politico, altra simile si potrà fare un buon lavoro. Allora abbiamo dieci minuti eh, che eh, riempiamo con eh, diciamo, le vostre dirette responsabilità all'interno degli organismi di Palazzo Cesaroni, dell'Assemblea legislativa. Parto da Rondini, chiaramente interverrà poi anche fora sull'argomento. Sul tema della sicurezza, eh, Rondini, come dicevo, eh, in sintesi la chiamiamo antimafia, poi ha un nome più lungo, quindi è la lotta alla tossicodipendenza, oltre che alla criminalità organizzata e tutto il resto. Per semplificare la chiamiamo commissione antimafia. Ecco, a che punto è il lavoro della sua commissione, Rondini? E soprattutto in questo periodo di Covid c'è ancora più pericolo di infiltrazioni. Della, de, della criminalità, magari eh, approfittando anche del bisogno che probabilmente eh, alcune famiglie po potrebbero avere, eccetera. Purtroppo sì, bisogna stare vigili, bisogna avere le antenne dritte e mantenere la guardia alta. La Commissione, l'Umbria in particolare, è riconosciuta da tutti con un tasso di legalità elevato. È normale che una cosa è quello che viene percepito dalla popolazione, un'altra è la, la vera. Eh, situazione del, dell'infiltrazione dell delle associazioni delle malavitose, che noi come assemblea legislativa da subito abbiamo istituito la commissione cosiddetta antimafia per poi avvalerci di uno strumento che è quello dell'osservatorio con il presidente Walter Cardinari che è il presidente di Libera. Questo, per, perché abbiamo deciso di avvalerci di questo strumento? Perché abbiamo la possibilità di toccare con mano, di avere il termometro della situazione eh, sul territorio grazie ai componenti di questo, perché l'osservatorio è composto dai, dalle associazioni antimafia della regione, dai sindacati, dalle associazioni di categoria, dall'ABI e quindi avremo la possibilità di portare in aula nel più breve tempo possibile la ehm, proposta di legge che è stata, è stata redatta nella scorsa legislatura che probabilmente dovrà essere un po' snellita per es, perché a noi piace molto la praticità e quindi eh, risolvere o, o almeno in parte contenere questo eh, fenomeno che esiste. Il nostro ruolo è quello di avere ovviamente l'intercollocuzione con chi fa attività eh, attiva contro queste, questi fenomeni e quindi mi riferisco alla Questura, alla Prefettura e ai vari enti che si adoperano perché questi, questi fenomeni siano più contenuti possibile. Uno dei, uno dei obiettivi che ci siamo dati in principal modo è la conversione degli immobili confiscati perché abbiamo notato che c'è difficoltà nel riconvertire certi immobili, la legge prevederà di facilitare questo processo perché questi immobili confiscati che non sono pochi purtroppo sì, sì. ma per fortuna faremo in modo di riconvertirli nel più breve tempo possibile sarebbe un passaggio veramente molto importante fora eh, il problema che può causare anche una pandemia come questa a livello di sicurezza no? a livello vogliamo parlare metterci anche la parola usura ci vogliamo mettere eh, altri Altre sfaccettature che potrebbero essere conseguenza di una situazione come questa? Che, che dici? Dico che purtroppo dobbiamo metterci dentro la parola usura perché in un momento, in un momento critico come quello attuale. Eh, la percezione, i segnali che riceviamo eh, ci dicono che sempre di più il fenomeno dell'usura sta purtroppo prendendo eh, piede in maniera strutturata anche in Umbria. Eh, ci sono in questo settore delle istituzioni che stanno lavorando come la Fondazione Anti-usura che è stata da poco rinnovata con il Presidente Cardella che sicuramente credo che su questo farà un buon lavoro, però c'è bisogno che le istituzioni regionali, a partire dalla Commissione che guida Eugenio che anch'essa sta facendo un ottimo lavoro, mettano fortemente attenzione su questo tema e io dico necessariamente prima o poi anche delle risorse perché se vogliamo combattere l'usura dobbiamo necessariamente mettere in condizioni le famiglie e le imprese che non hanno altri strumenti per sopravvivere se non ricorrere a, a, a questo strumento e dobbiamo mettere in condizioni di non arrivare a quel livello, costruendo nel territorio una rete di prevenzione e di supporto finanziario. E questa credo che sarà una delle tappe immediate da affrontare come anche Consiglio regionale con anche gli strumenti della programmazione europea che possono sostenere questo tipo di questo tipo di intervento eh, non abbiamo parlato con lei di usura eh, nello specifico eh, rispetto a quello che ha detto Fora in pochissimi secondi Nondini, eh, la situazione è comunque sotto controllo no? al di là di tutto, al di là della preoccupazione ecco. la situazione è sicuramente sotto controllo però visto sì, la certo. situazione questa esigenza di avere liquidità purtroppo è un fenomeno che andrà ad incrementarsi fisiologicamente noi bisogna assolutamente stare attenti e come dice eh, giustamente l'amico Andrea a collaborare con le istituzioni che attivamente, che attivamente combattono la Allora, ehm, Abbiamo parlato de, della commissione antimafia, parliamo della commissione statuto dove fora è vicepresidente che sta lavorando, la commissione eh, presieduta da Daniele Carissimi, sta lavorando sull'adeguamento e la modernizzazione dello statuto e del regolamento per migliorare, questo è l'auspicio e l'obiettivo, il funzionamento dell'assemblea legislativa. Fora. Sì, è un tema che i cittadini percepiscono un po' meno perché è molto tecnico. Io... Eh, gli darei questo titolo le regole vanno scritte insieme perché valgono per tutti maggioranza, opposizione eh, chiunque governi questa regione e questa regione ha regole molto datate di eh, gestione delle decisioni di gestione degli organi stiamo lavorando bene eh, insieme come, come forze di, di coalizione e complessivamente come Consiglio regionale per modernare eh, una serie di comportamenti e di modalità di prendere le decisioni nelle varie commissioni in aula affinché eh, si possa anche un po' sburocratizzare e eh, rendere più veloce la tempistica con cui questa istituzione prende le decisioni, elabora le leggi, le approva e fa cose utili ai cittadini. L'altra cosa importante che la commissione si appresterà a fare presto è rivedere lo statuto perché eh, crediamo fortemente che questa regione, come dicevo prima, si debba riaprire molto alle comunità, debba essere più trasparente, debba essere in grado di essere percepita dalle persone come un'istituzione vicina ai territori, in maniera trasparente anche nella modalità con cui prende le decisioni, per questo stiamo pensando anche a strumenti democratici attraverso cui le persone possano assistere ai lavori d'aula piuttosto che essere noi ad andare nei territori in alcune occasioni. Ecco, tema della partecipazione è un tema importante su cui la commissione sta lavorando e è un tema che a me preme molto. Bene, Rondini su, sui lavori della Commissione Statuto, su questo efficientamento anche del, del lavoro. Di voi consiglieri e nel rapporto anche con i cittadini, no? sì, come sottolineava assolutamente. prima. Assolutamente condivido questo lavoro che sta facendo la Commissione perché bisogna per forza di cose riadattare una cosa che magari esiste da 50 anni. Quindi è giusto riconvertire, modificare i regolamenti e lo Statuto per essere più concreti ed incisivi sul nostro lavoro. Eh, condivido pienamente il fatto di uscire il più possibile dal palazzo e non a caso come commissione antimafia uno dei obiettivi che ci siamo dati è proprio questo è far conoscere e sensibilizzare soprattutto nelle scuole e far conoscere il nostro lavoro e far conoscere e sensibilizzare sul, del, nel mondo, sul mondo della legalità perché come diceva il giudice Caponnetto per esempio la mafia teme più la scuola che la giustizia Bene, siamo arrivati alla fine, manca un minuto, eh, ritorniamo dove eravamo partiti, con l'appello del Presidente della Repubblica, tra virgolette appello, ma comunque possiamo anche definirlo tale, a tutte le parti in campo, a tutti i livelli istituzionali, a partire dal Governo, proseguendo con le regioni, per, semplifico, una maggiore concordia e una maggiore condivisione sulle cose da fare in questo momento particolare. Comincio da lei Fora in 30 secondi, poi chiudiamo con Rondini. In 30 secondi, io spero che anche eh, in questa regione, così come sembra stia avvenendo a livello nazionale, sempre di più le forze politiche di maggioranza e opposizione lavorino in questo periodo insieme. E noi, io personalmente cerco di, di farlo nei modi che mi sono consentiti e Direi che anche tutti i cittadini debbano essere in questo momento responsabili, perché eh, se ci facciamo eh, prendere dalla voce del momento e da, dalle grida del momento, tutti noi possiamo assecondare i nostri problemi. Invece, è il momento della responsabilità di tutti, delle istituzioni, dei cittadini, delle famiglie. Chiudiamo con lei, Rondini. Condivido in pieno. Eh, credo che se prima eravamo in pochi a dire questo, purtroppo ora la situazione lo impone a tutti. Abbiamo concluso questa trasmissione, io ringrazio gli ospiti. Prima della conclusione, Rondini, lei. Ha un look sempre impeccabile, no? come le ha riconosciuto Ovviamente. Fora. E oggi Fora è venuto in trasmissione senza cravatta, ha qualcosa da dirgli? No, assolutamente. Dico che Andrea è una persona sportiva, smart, quindi ha un look. Va bene anche così. Ora... Eh, il consigliere giornale tutto prende sempre molto esempio dal look del consigliere Rondini che è impeccabile. Quindi a volte come siamo alla rincorsa del adeguarci, Non sempre ci riusciamo. Cerchiamo di sdrammatizzare anche un po' questa preoccupazione. Che viviamo secondo per secondo, più che minuto per minuto, nell'arco di queste giornate. Grazie Eugenio Rondini, grazie. grazie della Lega per essere stato con noi, grazie ad Andrea Fora, Patto Civico per l'Umbria e a voi che ci avete seguito. Grazie, l'appuntamento è alla prossima settimana. Arrivederci.